Si conclude il 2021 ed è tempo di bilanci. Stiamo cercando di analizzare così l'attività amministrativa del Comune di Palagiano con riferimento ai vari assessorati che hanno appunto realizzato, no, diciamo, l'opera magna complessiva dell'attività amministrativa in toto. E siamo con Marco Orsini, che è il detentore appunto della delega assessorile ai lavori pubblici e all'urbanistica. Allora, assessore, così in maniera sintetica, per sommi capi, quali sono stati i punti di maggiore importanza che sono stati, come dire, affrontati e realizzati in questo 2021? È stato un anno importante, un anno nel quale abbiamo anche iniziato a raccogliere alcuni dei frutti del lavoro di questi 4 anni. Abbiamo inaugurato 5 piazzette del ciclo delle piazzette narranti, stiamo per avviare i lavori per la riqualificazione di via San Domenico con la prima pista ciclabile nel nostro paese, che inizia a realizzare il piano urbano della mobilità sostenibile che abbiamo appunto votato negli anni passati. È stato un anno dedicato anche all'avvio dei lavori per il piano urbanistico generale, un'opera, un documento di importanza fondamentale per il nostro comune, per il nostro paese. Abbiamo voluto riqualificare e lavorare sulla rigenerazione dei nostri quartieri, migliorando gli spazi a verde, aumentando le dotazioni sportive, migliorando gli spazi dedicati ai bambini con l'installazione di nuovi playground, di nuovi spazi per il gioco. Un'attività che ha provato a dare risposte a tutte le fasce di età e a tutti i cittadini nel modo più ampio possibile. Abbiamo anche avuto diverse buone notizie rispetto all'intercettazione di finanziamenti sia a livello regionale sia a livello nazionale. Infatti abbiamo portato a casa importanti finanziamenti per il rifacimento di strade, per la sistemazione degli asili comunali, delle palestre comunali, somme importanti che ci permetteranno di rigenerare anche spazi pubblici e edifici comunali. Stiamo anche per completare i lavori di sistemazione della casa comunale, finalmente una casa accessibile a tutti, anche ai portatori di handicap.